Ciao amici e amiche, partiamo con la live, ragazzi. Come state? Ok, allora condividiamo. Ieri sera è successa una cosa tristissima che, tra l'altro, come anche giovedì sera è successo, che mi si è spenta la console mentre andavo ed era bollente. Io oggi ho, cioè ieri sera ho pulito completamente tutto dalla polvere, ce n'era parecchia. Ho spostato un po' la console facendogli prendere un po' più di aria dietro e oggi è accesa da tutto il giorno senza problemi. Quindi speriamo che vada bene, amici e amiche. Live condivisa. Non so neanche perché sono entrato qua, sinceramente. Allora, questo che cos'è? Un biglietto. 5 giallo? Interessante. Interesting. Dammi un milione. Dammi un milione. Dammi un milione. Ciao, Kevin. No. Quanto mi dà? Ci hanno mia, vabbè, meglio di nulla. Bella lì. Ciao Kevin, come stai? Ciao ragazzi, ragazze, grandissimi. Allora, sembrerebbe che oggi funziona tutto. Speriamo davvero perché è dura, se no. Oh, amore mio, ciao! Non sto tanto bene, patata. Giro la testa oggi, a testa ragazzi, a Marco James Games, giro la cabeça, la cabeça. Però dai, facciamo una bella foto ricordo. Se fai la fine mia, no, non credo, sai? Ok, ma che bella foto, raga. No, non credo perché sta funzionando tutto il giorno, ok? Poi tra l'altro non ti ho neanche scritto perché oggi vedi che non ho neanche fatto la live, no? Ero proprio Marco Drums Racing Team. Esatto, amore mio, mi manchi troppo. Porca trota. Team. Ok, sì, baby. Quindi era la. Credo proprio di sì. Adesso io non vorrei tirarmela sui coglioni da solo, ma. Carla del Lago. Ciao Sound Alert Stream Elements. Come state? Ferrari e Toyota, eh? Penso proprio di sì, adesso vediamo Kevin sfruttandola con webcam, con party, con. No, party no, col gioco e con tutto. Vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Io devo fare ancora il trofeo di. Ciao Vertex, grandissimo, come stai? Come stai? Allora Vertex, ieri sera stavo giocando e si è spenta la console come giovedì e ci sono davvero, davvero rimasto male perché pensavo si era rotta. Oggi l'ho pulita, c'era un bordellazzo di. Sì, tranquilla, amore mia, tranquilla. Ok, tata. C'era un bordello di polvere, Vertex.
Credo che sia per questo. Dobbiamo poi provare se faccio eco in parti. Assolutamente sì, anche quello bisogna provare. Perché hai preso la cuffia nuova? Grande Vertex, sì. Allora, proviamo un attimo a vedere se riusciamo a fare qualcosina. Perfetto, perfetto, Kevin. Allora, non sono in vena per fare mega temponi, eh. Però ci provo, metti caso che... qua era da frenare di brut. Di brutti, brutti, brutto, di brutto. Ciao, Danny Boy! Ciao ragazzi, ragazze! Benvenuti e benvenute. Come state? Come state, amici? Mi siete mancati ieri sera per colpa di polvere nella console, credo, si è spenta tipo alle 10, credo, e mi è venuto l'ansia tipo quando ho finito di pulirla. Oh ragazzi, incredibile! Non credo sia la serata per fare questo genere di cose precise, eh. E più che altro forse la serata stasera per andare a correre online, ecco. Adesso voglio andare a vedere le prove giornaliere e le cose che ci sono nella parte online, perché... sembrava che dava abbastanza bene come giro, eh. Ciao ragazzi, ragazze, come state? Grandissimi. Lui usa tanto la terza, eh. Che disastro. Mamma mia. È un piccolo disastro. Grande Vertex, sempre, sempre al top, eh. Allora, no, vediamo proprio che stasera Dragon MDRT, Marco Trans Racing Team. Sono primo nella classifica, amici. Fammi vedere. Tu dici di questo? Fammi vedere, amico mio. Aspetta, eh. Se me lo dicevi un minuto fa. Allora, vediamo un secondo. La pista totale, dici te? Corallo, Andrea, che è il nostro amico che c'è sempre, dovrebbe esserci anche oggi. E poi vieni tu. Terzo. Ciao Sharder! Zuituzzo, Mirko, Monnello, Mattia, Jepi, Guarno, Franza e Pippuzzo. Sei terzo, amico mio. Male, vado a migliorare. Bellissimo, Vertex. Male, vado a migliorare. Devi fare 6:32-3:65, ok? Quando lo fai, poi me lo dici. Mi raccomando, stai in live, eh? Così chiacchieriamo un po' insieme. Ciao, Sharder. Allora, le livree, amico mio, andiamo subito a vederle. Subito, immediatamente a vederle. Incredibile ragazzi che non c'è un giorno che mi collego e non ci sono livree fighissime nuove. Assurdo, assurdo, bravissimo Sharder. Allora, fammi vedere perché è un po' che non entro. Bellissima. Bragali che è al lago.
Guarda. Bello, pulita. Pulita. Però questa l'hai fatto proprio solo dietro, eh? Bello, bello, bello. Molto bella, molto bella. Costa, fil, 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 fil. Andiamo a quella di fil. Bella. Ok, eravamo rimasti qua. Allora. Costantino, eccolo qua. Oh, che figa. Ciao Giuli! Ah, che bello averti dentro! È da tanto, amica mia! È da tanto, amica mia! Non sto tanto bene, amica mia! Sarà la pressione, troppo caldo, così oggi non ho neanche fatto la live e non sono proprio. Sì, tu manchi da tanto, amica mia. Sono triste anche per quello. Bellissima. Questa è veramente bella, eh? Dragon MDRT. Guarda il dragon cosa ha trovato l'amico Sharder. Bellissimo. Verde, rossa, no, verde, nera, bianca. E quel dragon MDRT è fantastico, è fantastico. Segugio.it. Esatto, Giulio. Però non mi devi abbandonare, che poi ti sparisci per 3-4 giorni. No, hai presente, Giulio, la pressione? Sento tipo tutta la testa che stringe. Ah, amore mio. No, io non ti abbandono. Ok, grazie, amica mia. Grazie, amica mia. Sì, deve essere la pressione, anche se prendo la pastiglia della pressione alta. Ci sono dei giorni troppo caldo, due ventilatori addosso, cioè assurdo, ragazzi. Sharder 98. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, guardate le mega livree di Sharder Design, che meraviglia, che meraviglia. Questa è tua, eh? No, Dragon MD. È quella io da mo? Un mal di testa. Sì. Guarda il dragozzo. Tanta roba, Sharderino. Allora, aspetta che andiamo a scaricarla, aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo a scaricarla così riesco a vederla bene perché da qua non ce la faccio a vederla bene. Allora, questa dovrebbe essere la Subaru. La Subaru. La BRZ, che sarebbe questa, giusto? Esatto, che questo era il team Italia vecchia, invece noi adesso andiamo a mettere la livrea, sempre più belle, sì. Hai ragione, Bregali. È sempre una sorpresa in meglio. Si evolve il nostro amico Marco. Si evolve sempre un pizzico, ogni volta un pizzichino in più. Guarda che livrea che ha fatto, guarda che livrea che ha fatto della BRZ e ci fa veramente schifo la BRZ, eh? Vertex, Vertex, fantastiche, fantastiche. Se era per me, ragazzi, c'era il colore base con scritto Marco Drums Games tutto storto e quindi devo solo che ringraziare l'amico Sharder che fa delle livree fantastiche, bellissime. Come dico io, che era per me, erano delle livree de merda. Grazie comunque Simone che ti sei iscritto e Gug. Bella Vertex! E anche Miki si è iscritto ieri sera. Solo che ieri sera stavamo facendo la live, ragazzi, a un certo punto è esplosa la console, no, non è esplosa, ma si è spenta dal nulla. Il panico, panico paura, ragazzi, panico, panico paura. Uè, Lord mi ha comprato i pupazzi. Ah, non c'è Lord. Ciao, ciao, ciao. Buonasera, Vertex. Lord non c'è, credevo che c'era Lordino. Vedi, vedi che cosa mi fa sto cazzo di livree?
l'online dei giochi, ragazzi, è terribile. Adesso se mi inchioda qui che non va avanti, è facile che devo ricaricare il gioco. Ciao Lord, ciao. È vero Vertex, sarebbe una cosa alla pari, alla pari. Anche, beh, oddio Vertex, ci sono dei giorni che magari vado anche fortino, ma c'è dei giorni, ragazzo mio, che forse è meglio se cambio gioco. Stasera sarebbe la giornata del cambio gioco, io volevo portare un altro gioco, ragazzi, però poi dopo alla fine, quando sono lì per portarlo, poi mi viene sempre quella roba di dire, ma c'ho voglia di giocare a Gran Turismo. Ciao Lord, amico mio! Sì. Peccato che non vada online, ragazzi, non posso farvela vedere. E se devo spegnere la console, togliere il wifi e ricaricare il gioco, mi rode tantissimo. Ma io dico, ma se il gioco sta scaricando, non arrivano i dati, ma fai il... Ciao Lord, amico mio, mi sei mancato, ti dico la verità. Oggi non sono in forma, ma ti dico la verità che mi sei mancato, Te me sei manca questa settimana. Senti la canzoncina, Lord, ti sono mancate le mie canzoncine? No, ieri e giovedì... No, Lord, non fare così, devi dire di sì. Ti sono mancate le mie canzoncine? Sì, amico mio. No, praticamente ieri e giovedì, Giulia, stavo giocando a Formula 1 giovedì e ieri sera a... Sai che non mi ricordo cosa stavo giocando ieri sera? A Gran Turismo, mi sembra, sì. E a un certo punto la console, mentre eravamo così come stiamo facendo adesso, si è spenta da un momento all'altro e non si è più accesa ed era caldissimo. non mi sono mancate, ecco, bravissimo. Adesso te ne canto un'altra. Sì, ero veramente in panico, Giulia, perché quando è successo questo a Kevin l'ha dovuta mandare in riparazione, è stata via quasi un mese. E però mi sono accorto subito che... Oh, grazie Giulia, perché Sharder, Lord è proprio terribile, eh? È terribile. E sì, ti dico che mi è venuto il panico ieri sera, poi ero veramente triste. E però ero felice perché ho comprato la macchinetta dei popcorn, quindi alla fine era una tristezza con felicità. Finalmente mi sono riuscito a comprare la macchinetta dei popcorn e ho fatto anche un video, tra l'altro, che devo pubblicare. Sì, è della Ariete. No, niente Vertex, sta parlando così. Fatti. Niente Vertex, tranquillo. Bragali schiezza sulla battuta che hai fatto prima, voi mi insegnate a fare le livree e noi e tu ci insegni a correre. Io ci sto, sinceramente. Se mi fai delle prove di corsa, però dobbiamo capire come riesci a come potresti riuscire a insegnarmi. Magari davanti mi fai vedere come si prende la curva, poi mi parli in parti. E l'amico Sharderino fa delle mega livree, ti spiega come mettere le impressioni uno sopra l'altro. Allora ragazzi, io devo purtroppo... Sì, te la posso anche andare a prendere la macchina dei popcorn, però bisogna che riavvio. Allora, non andate via, ok? Faccio il solito trucchetto di uscire e non posso far vedere le livree, Sharder, stasera, perché non funziona. Vedi che mi ha inchiodato il gioco, quindi le faccio vedere solo da là. Allora, non andate via, amici miei, e intanto poi dopo vado a prendere la macchinina dei popcorn, ok? Non scappate, amici, mi raccomando, che non vedo più cosa scrivete e cosa fate. Arrivo subito. Se entra qualcuno, ditegli di rimanere, Arrivo, devo togliere proprio il wifi della console. Allora, rete.
Ehi, ragazzi, ecco, ciao amici, come state? Scusate, ma non posso, quando mi fa così, ah, grazie Giulia, e quando mi fa così questo problema non posso scaricare le livree, quindi le livree di Charter le vediamo domani. Eccola qua, Giulia. È la macchinetta dei popcorn, ragazzi. Ve la potrei anche accendere per... Sharder, il problema dell'online. Sono andato per scaricare la tua livrea e mi blocca il gioco. Quindi non posso fare... Non posso fare le livree stasera, non posso farle vedere. Le faccio vedere solo da qua. E questi problemi... Sì, te la faccio vedere da qua, si vede lo stesso. Non posso metterla e non posso scaricarla. Me la faccio domani o dopo. Hai visto che bella la macchinetta di popcorn? Oh, Giulia, praticamente escono da qua, no? Che c'è un bel bucone. Tu metti dentro popcorn, iniziano a girare, cominciano a scaldare, a farli fuori, tu metti la ciotolina sotto, no? Però il problema è che è andato via, cioè gli spara dappertutto. No, amore mio, c'è un problema con l'online. Infatti anche la gara di domani della Formula 1 la faccio da solo, perché mi sono altamente rotto le scatole dell'online. Mi sono rotto le palle che questo cazzo di online, di tutti i giochi, non funzionano bene. E mi sono veramente rotto. Sì, li spara dappertutto, Giulia. Perché quando spara quelli che li fa diventare popcorn, no? Che spara il mais, lo fa diventare a bianco, aperto e tutto. Beh, lo sapete come sono i popcorn. Gli spara anche quelli chiusi, no? Oh, Giulia, ieri sera l'abbiamo provato io e Leonardo. Sembrava che c'era la guerra in sala. Pom, sparava dappertutto. Mi sono arrivati anche i popcorn bolletti addosso. Incredibile. Cose veramente incredibili. Allora ragazzi, andiamo a farci una garetta, perché sennò qua veramente parliamo per nulla. E sì, è stata veramente veramente forte, ti dico la verità. Allora, avrei voglia di andare a farmi una pista. Sì, è bellissimo. Devo trovare un modo di fare tipo una griglia, così se li spara rimangono tutti dentro nel... Facciamo Red Bull Ring, dai, che la dobbiamo correre domani con la Formula 1, amici miei. La facciamo a manetta, non so neanche se ho le gomme, raga, eh. Anzi, vediamo una cosa se ho le gomme. Anche, ecco che partiamo, che questa macchina qui io non ho tutto, quindi andiamo a comprare. L'hamburgerino, guarda, te lo mangerei volentieri, Giulia, ma stasera non è serata di piste. Né Nürburgring e neanche e Nordschleife e neanche il quell'altra che non mi ricordo mai come si chiama, la Sarté, la Le Mans. No, stasera non l'hamburgerino, no. Stasera sto bavarese a pistacchio, amore mio, che buona. Io perché mi dà le gomme de merda e non mi dava già quelle buone? Perché mi deve far spendere 50.000, né? Grazie, gioco. Ma il freno a mano idraulico, me lo spiega perché il gioco me lo dà da comprare su una macchina del genere? Ma io non lo so. Davvero. Ah, buona, amore mio, perfetto. Io ho mangiato invece una mozzarella con l'insalata e basta. E non c'è dolce. Ok, Red Bull Ring. Dai, corriamo amici. Allora, il Red Bull Ring I'm Spielberg è la gara che dobbiamo fare domani. Queste macchine mi piacciono. Ciao Axel! Oh! Guarda qui, espertissimo! Grande Axel! Allora, l'esperienza a volte inganna, perché la prima curva è sempre la prima curva per tutti, Frena! Ok. Oh! Incredibile! Allora, speriamo che non sia quello, Axel, che si vedrà domani in gara, Domani mi devo sparare i 50 giri della mitica Austria... Beh, questa pista qua, con la Formula 1. Ma è molto diversa anche di che. Ciao amici e amiche, grandissimi.
è molto diversa. Ah, Giulia ha detto di scrivere perché non sente l'audio. Beh, ma cosa c'entra? Vabbè, fa niente. Stasera ho il volante attaccato alle braccia. Sembro, avete presente quelle persone che guidano col volante attaccato alle braccia? Ma forse, caspita, guido meglio così. Possibile. Che stravaccato. Oh, 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 oh! Jaguarina! Oh, la Jaguarina mi sta facendo un po' a pezzi, eh? Come mai la Jaguarina va così veloce? Ma come mai vanno tutte così veloci? Ho una Toyota ibrida, raga. Porca loca! Dai! Ma c'ho una Toyota ibrida! Dove vai, Olli? Vieni, tanto. Dai, ma posso finire una gara così indietro al Red Bull Ring, che la conosco? Dai, sverniciato. Allora ragazzi, ho portato due giochi nuovi oggi sul canale, perché non ho fatto live, però ho giocato un'oretta, così, un paio di orette. Uno è che sono un boscaiolo, Lumberjack Dynasty, e l'altro invece è un gioco fichissimo che sono il cercatore di tesori, quindi bisogna star lì con la pala e il metal detector a scoprire dove ci sono i tesori per terra, eh? Quindi andate a vedere sul mio canale YouTube. Poi tra l'altro ho fatto un video che vi lamento degli youtuber che quando si vanno a vedere i video non si vede mai se il gioco è in italiano o no, e invece poi dopo lo comprate era in italiano, quindi ho fatto un video di quello. E poi ho fatto un video anche sulla macchinetta dei popcorn. Porca la miseria, scusate raga. Bella Axel, grandissimo, come state ragazzi? Grazie Giulio, grazie Giulio. Merchandising e altre cose ragazzi, eh? Anche al canale Discord, se volete iscrivervi. L'ho passato d'esterno, Giulia, d'esterno l'ho passato quello lì, l'ho sverniciato d'esterno. Però i primi mi hanno fregato, mi hanno teso un'imboscata. Non so se riesco a arrivare primo, sinceramente, eh? E non so neanche perché la macchina va così lenta, tra l'altro. Secondo me ci arrivavo prima, la rifaccio. Ecco qua il Discord, grazie Giulia, grandissima. Gentilissima Giulia, ciao amici e amiche. Allora, Marco Drams è quarto. Come mai Marco Drams è quarto se io credevo che ero terzo? Quindi neanche sul podio. Guardate la tuta del team, ragazzi, Dragon MDRT, Marco Drams Racing Team, eh? Cotanta roba. Vai, proviamo. Ah, aspetta. No. Non è che magari c'ho le gomme. Vediamo un attimo. Morbide. Diciamo che le tue escursioni di testa corda non ti... Effettivamente. Potrebbe anche essere quello, Axel. Credo che sia anche un po' quello. Anche la botta iniziale non ha dato una mano, credo, eh. Oh, Sauber! E vedi, poi ti tagliano la strada, i bot sono terribili. Va questa Nissan! Ciao Turbo! Ciao amici, come state? Amici e amiche di Twitch, statemi bene, grandissimi! Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Ci divertiamo mica tanto, perché stasera sto facendo un po' schifo. Grande Vertex, sei iscritto su Discord, mi sembra che c'era scritto. Grande, grazie bene. Dai, che così se corre, se si diverte. Facciamo l'e-sport. Anzi, loro hanno fatto l'e-sport, noi facciamo il miti-sport. Lo sport mitico, no?
Grazie, grazie Vertex. Grande, grande di esserti iscritto. Dopo ti saluto, ti saluto come si deve. Vediamo se, come dice Axel, forse non sono arrivato prima per le mie due escursioni fuori pista. Guardalo, guardalo come lo prendo, Jaguar. Oi, Jaguarino, scusami, ho preso dentro l'angolino. Oh, il Jaguar è uscito, sono uscito anch'io. Ah, il Jaguar. Però ho notato che... guardate il primo dove è finito. Grande Axel, sì, iscriviti, iscriviti se vuoi. Un bel discordino. Iscrivetevi tutti ragazzi su Discord, ma soprattutto sul canale di Twitch, amici miei. Diciamo che tre giri non aiutano per andare a prendere il primo, eh. Grande Axel! C'è già Giuli! E qui ormai Axel ho conteggiato tutti, con le dimenticanze. Grandissimo, grandissimo Drums, tutti smemorati. Oh, 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 oh. La VGT? Oh, grande Vertex, grazie, su Instagram pubblico un sacco di cose. Grazie, grazie Vertex. Vediamo, vediamo se riusciamo. Allora, vincerla non penso proprio. No, vi dico la verità, posso anche contare su me stesso, posso anche aver fatto un tempozzo da panico, ma vincerla credo proprio di no. Grande Axel, c'è il mitico Vertex, che tra l'altro ha visto che c'era della gente nella mia lista che ha fatto il Nürburgherino un po' più veloce di lui e mi ha detto che deve provare, deve arrivare primo. Dai Vertex, voglio che vai a fare il Nürburgherino come si deve, eh? Così mi insegni. Mi insegni perché il mitico amico Andrea ha detto che fa tre sub, mi fa tre iscrizioni al canale Twitch, se regala tre iscrizioni alla community, quindi a voi, che uno poi tra l'altro dovrebbe essere Vertex, uno Gianmarco e un altro. Oh, 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 no, 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 guardate! Allora, con la M6, con la BMW M6, avete visto che l'ho preso alla fine? Alla fine? Ma dite che ce la faccio a arrivare primo? Se sono un po' più aggressivo, aggressive. Sentite l'inglese, raga, come proprio tanta roba, Allora, vediamo un attimo, voglio vedere il terzo giro, scusate, Ho i miei dubbi, sull'inglese o sul primo? Peccato ancora non ce l'ho. Sai che non mi ricordo che te l'ho chiesto? Grazie Giuli, grazie, no! Cosa ha detto al mitico? Peccato. Ah, con che auto? Ah, non c'hai la M6, ok. Ho capito adesso, scusami, non mi ero dimenticato la domanda. Adesso vi smemorizzo tutti, ragazzi, col mio potere sensoriale dalla webcam che arriverà nel vostro schermo, voi perderete tutti la memoria. Vai tranquilla. Aggressive, mega aggressive. My name is Marco Drums. Questo è il mio top, ragazzi. Sì, infatti. Mi sa di sì, Giulia, e non è una bella cosa, ti dico la verità. Però dobbiamo essere sinceri, le piste in Gran Turismo me le ricordo. Guarda qui! Dai, io riprovo ancora una volta. Scusate, ragazzi, se vi annoio con la stessa pista, ma voglio riprovarla perché
Ma voilà. Come dice l'amico Vertex, bisogna riprovare finché non sei il migliore. Non l'ha detto Vertex, ma facciamo finta che l'ha detto lui, che sarebbe fighissimo se l'ha detto. Oh! Vero? Vero? Penso che Vertex stia provando il Nürburgring, eh? Ti dico la verità, perché non sta scrivendo più e normalmente quando anche Andrea fa così. Orca! Che cosa? Che cosa? Quella roba lì? Boh, no. Sto dicendo che siamo tutti sbemorati, poi che mi ricordo. You are welcome, smemorized me. Madonna, hai anche disimparato a parlare italiano. Proprio funziona allora. Tra l'altro pensavo che ti stavo ringraziando, grazie del follower, perché mi viene fuori così. Quando viene un nuovo follower si iscrive al canale. Per fortuna ti ho letto, se no. Grazie Axel che ti sei iscritto al canale, mi raccomando. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Tutto bene? Allora, sto provando ad arrivare primo, ragazzi, e ce la posso fare, ce la posso fare, come dico sempre a tutti voi, ragazzi, impegno e dedizione, cercare sempre il limite, essere il più corretti possibili. E a volte c'è la gara che va male e a volte poi c'è la gara che va bene. Scusami Hyundai. Scusami fratello. Scusami frate. Oh, scusa bastardo. Dove vai? Oh, a bello. Scusa un cazzo, adesso ti faccio girare. Oh, va bene tutto, ma devo arrivare primo. Hyundai, che cavolo. Non lo so, non lo so. Grazie del grande, ma non lo so. È grande, sì, c'ho 44 anni. 44 anni, si infila per 3 con il resto di 2. Non so che me l'aveva detto, però mi aveva fatto ridere. Non mi ricordo, l'ha detto qualcuno in una chat una sera e mi aveva fatto ridere. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissime, grandissime. Buon sabato sera a tutti e a tutte. Mi raccomando, fa un caldozzo da paura. Vi ricordo che domani farò la gara di Formula 1 all'orario che la fanno loro, credo che è alle 2, credo. Anche se ho fatto un girozzo da paura, ragazzi. Lo sento, Sento la puzza dell'ibrido nelle mie narici, di questa Toyotina uguale alla mia davanti, eh. Quindi domani farò i 60 giri o quanti sono a... Eh sì. Bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno i Ruiz. Te gara su. Ciao Nicolas! Gli ho fatto l'assetto, no. No, basico, basico. Grande, grande, Eita Nicolas! Basico, basico. No, non l'ho ancora fatta la completa, Axel. Devo farla. Possiamo anche provare ad andare a farla adesso, sinceramente. Che mi sono ripreso un po'. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Mega recordozzi qui, eh. Sto correndo da panico, ragazzi. Panico, 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 paura, eh. Ma no, le basi, lo so, non c'ho tempo, Nicolas! Non c'ho tempo di fare i... Allora, o qualcuno mi passa sti setup, sti settaggi, e allora quei 2 minuti per metterli dentro ce li metto, perché sennò, amico mio, non... lo so. Allora, io ho fatto tre o quattro settaggi, ok? Copiati, passati dall'amico Kevin, chiaramente, perché... Dopo mi sono messi a posto un po', nel senso che vado, poi uno non mi piaceva, era un po' troppo duro e queste cose qui. Qui il primo giro lasciamolo anche perdere, ci vediamo solo un pezzettino dell'ultimo. E poi Nicolas andavo di brutto, tipo la Lamborghini, la Lamborghini, boh, una Lamborghini, quella verde.
e non mi ricordo più che Lamborghini è. Praticamente ho messo il settaggio e è andato veramente da paura. Qui è stato lui, qui è stato lui venirmi addosso. Anche lì, dai, non ci sta. Non ci sta questo addosso, Grande Marco Drums con la macchina del team racing nostro, Marco Drums Racing Team, Marco Drums Games Racing Team. E quindi o trovo gli assetti o qualcuno che me li passa, quindi li faccio, poi lo provo e faccio solo delle piccole modifiche, se no preferisco correre così come va. Grazie Giulio, grandissimi. Vi ricordo domani, ragazzi, live Formula 1 2022, i 60 giri in questo tracciato qua. Siamo in Austria stasera con le ibride, invece domani siamo con le Formula 1 2022. È un gioco bellissimo, strafichissimo, vi farò tutti i giri della gara. E non so, a questo punto non tradirei mai le Ferrari, ma volevo farla con Max Verstappen. Visto che tutte le volte ho fatto con il pilota che era in pole position, a regola adesso dovrei farla con Max Verstappen. Però non voglio tradire la mia Ferrarina preferita. Esperienze sul circuito, eccole qua. Allora, proviamo a fare un giro, perché non l'ho ancora fatto. Però, ragazzi, non vi so dire nulla, perché non è proprio la serata adatta a fare tutto perfetto stasera. Però magari per botta di culo. Non è neanche la mia macchina preferita, La M6 mi scoda via, che è un piacere. Ciao ragazzi, come state? Bevi? Sì, aspetta che finisco qua, poi bevo, c'ho proprio sete, grazie. Chi l'ha fatto? Axel, grande. Come scoda. Ma dai, ma cos'è sta roba? Madonna, voi non potete capire, raga, come scoda sta macchina. Adesso dovrebbe arrivare la curva, quella che di solito la voglio fare a mega strombazzoschi, invece mi conviene tirar giù il pedale dell'acceleratore. Siamo al Nürburgring, ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Tutto bene? Buon sabato sera a tutti, Nürburgherino. Sei e 15? Grande! Ciao Diego, grandissimo, com'è andata oggi la gara? Allora Diego, io ho pulito bene la console e oggi sembra che non salta più, però sinceramente la sto testando nell'online, ho avuto problemi anche stasera con Gran Turismo, quindi non lo so, appena poi recupero il tutto vengo a farmi una partitella con voi. Ma ho visto che c'è stato un po' di problemi, qualcuno che ha fatto un po' il birichino. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Allora Axel, hai fatto un tempo da panico, quello che hai detto. Ok, io domani mi faccio la gara, i 60 giri. Ieri sera volevo provare l'Austria, volevo provare anche a fare delle determinate cose, a riuscire, se lo facevamo io e Sharder insieme, però poi alla fine vedi che è successo quel bordello con la PlayStation. Sono stato lì a pulirmela bene, ho tirato via la ventola, ho aspirato, ho usato il fono, è uscita tantissima polvere. E adesso sembra che vada bene.
Ma io la faccio ogni 2-3 mesi, sinceramente, però adesso non ci avevo ancora pensato al periodo caldo di mettermi dietro a fare questo lavoro, capito? Però sinceramente non lo so, poi ci sono probabilmente case un po' più polverose rispetto a altre, un po' meno, credo, non so se dipende anche da quello, però qui dove c'è la mia TV c'è parecchia polvere, ti dico la verità. E quindi entra un botto di polvere. Già che c'ero, ho pulito anche la TV, che anche lei c'ha i buchini, non ha la ventola ma c'ha i buchini, erano intasati anche quelli. E già che c'ero, ho pulito anche la mia Series X, che è uscita un botto di polvere anche da lì. Oh! Allora, questo non sarà un tempozzo da paura, eh? Però vediamo di finirlo e almeno entrare nel bronzo, dai. Axel hai fatto un tempozzo da panico, eh? Speriamo, no! L'hai appena scritto, Diego! Perché? Aspetta che bevo, fangulo. Bella Vertex, l'hai fatto? E infatti aspetta, andiamo a vedere i tempi di Vertex. Aspetta, aspettate raga, classifica, eccolo, 6:30, 2 secondi. Grande Vertex, io non riesco a stare in strada. Come fai a fare dei tempi del genere con questa macchina che io non mi ci trovo, Vertex, grande, bravo, bravo Vertex. Dai, dai, ci facciamo l'autolezioni di andare forte e in cambio, quando c'è Sharder, autolezioni di fare le vere fighissime. A me Sharder ci mettiamo dietro, ci insegni. Incredibile, sei incredibile Vertex, un po' come Andrea, eh? Anche Andrea, tra l'altro Andrea stasera aveva detto che ci doveva essere, non so perché non c'è Andrea, grandissimo Andrea, che quando batto dei tempi o faccio qualcosa, poi lui va e ci prova e mi frega sempre, infatti a volte non ho detto nulla, così aspetto che almeno per un posto rimango primo io. Ma c'è quel ragazzo qui che hai visto nella mia lista, Corallo, che è veramente forte, poi tra l'altro ha tipo 400 platini, è proprio un ragazzo che va forte. E è sempre quasi primo, però tu gli dai delle belle pacche sulle spalle. Nürburgring secondo me è una pista fantastica, però è troppo lunga e non riesco a ricordarmela tutta, quindi a volte faccio, questa volta non no, vai tranquillo, ho sbagliato io, non c'entri niente tu Diego. Grandissimo, solo che fa ridere, no, perché andavo bene fino a quel punto lì, l'hai detto e sono andato fuori, ma di solito è sempre così, guarda. No, non distrai, no ragazzi, ormai sono abituato io a leggere e a correre, anzi tra l'altro a volte forse corro meglio quando non ci sto a pensare, perché poi quando ci penso, no Diego, vuoi fare tutte le cose perfette, no, cerco di andare al limite e poi faccio tutte le stupidate, invece se chiacchiero il cervello va da solo, diciamo che il cervello è meglio ragiona di più il cervello di io col cervello che voglio farlo ragionare, insomma, non so se avete capito, ma se l'ha capita quello che intendevo, e funziono meglio. Giulia, e funziona meglio il mio cervello se non ragiono, orca loca. Oh! Bene, l'importante è che ci divertiamo ragazzi, quindi se ridi è il mio scopo, però effettivamente vedi che non c'entravi niente Diego, è proprio il my cervels. Allora, la mia voglia di arrivare al record di Vertex, ormai Vertex mi ha fatto il record sulla mia console,
dei miei amici e ormai il mio cervellino dice vai Marco, fai 1:28. Il problema è che poi tutto il resto non non ce la fa. Ok, assolutamente, no, è un'impresa, Vertex, anche Andrea si diverte a fare così, è troppo bello, viene in live, fa qualcuno mi ha battuto, sì Andrea, vai, è Vertex, quindi quando entrerai ti dico Vertex, va che qualcuno ti ha battuto, fai quello lì, fai quell'altro. Il Nürburgring è bellissimo, ragazzi, ma ha troppe curve, troppi punti e io non mi ricordo. Tipo adesso mi ricordo che è la curva che se fai tutta in pieno va fuori. Grande Giulio. Dopo, troppo lungo. Dici, sì, è troppo lungo. Troppo lungo il circuito. Poi ragazzi come Vertex, come Andrea, che hanno anche la memoria, magari si ricordano un po' di più le curve, i punti difficili. Io per dire certe volte non mi ricordo se devo farla tutta in piena o se devo frenare un po', quindi arrivo magari anche un po' lungo perché non ricordandomi non ricordandomi le curve. Diego è così, capito? Anche in Formula 1, vedi, quando abbiamo corso insieme, caspita, al prima lì il Bahrain, ma chi se la ricordava che era così il Bahrain? Cioè, ha dovuto fare tipo 10 giri. È una cosa brutta nei giochi di macchina. Anche il Call of Duty non ti frega niente, perché tanto devi andare a sparare tipo Rambo, quando vedi spari, ma i giochi anche di macchine o quelli puzzle game o quella roba lì, no? Tante volte io giocavo... vedi, io non me li ricordo, Diego, figurati. Quindi per me ogni volta che li faccio è un po' un'incognita, dico, là. Miami è terribile, ragazzi. Ciao Spartano, amico mio, se sei iscritto, grazie mille, se non sei iscritto iscriviti al canale, grandissimo. E sì, però mi sembra che sei iscritto, Sì, infatti. Sì, Diego è... No, uso il Logitech G923, amico mio, Spartano. Logitechino G923. Poi c'è qui un sacco di amici che si collegano quando gioco, entrano in chat, Spartano, che c'è un po' tutte le marche di joystick. Allora, diciamo che... sono alla metà, sì. Se tutto va bene, magari entro la fine dell'anno, perché poi tra l'altro non si trovano neanche, volevo comprare il DD Pro, il Fanatec, però per adesso lo gioco col G923. C'è il True Force, perché è l'evoluzione del G29, Spartano. Tu giochi con il Thrustmaster? Qui io penso di aver fatto un sacco di cagate. Diego, ho 1000 euro di volante. Sì, direi proprio che ti dà una manina. L'ho provato da mio cugino, che lui fa e-sport, e ti devo dire la verità che è tanta roba. Ah, tu hai il DD, vedi, Spartano, cazzarola. È tanta roba il DD, vero? C'è una bella differenza dagli altri. Mamma mia, che bello il DD, Spartano. No, dai, scema di macchina, scemunita. Quel punto lì è... Ciao Gianmarco, amico mio, mi stavi mancando. Oh, scusami Gianmarco per ieri sera, ma davvero si è spenta la console mentre stavo facendo la gara di Formula 1, come è successo giovedì. Ecco, grande Giulia, grazie alla mia moderatrice, ragazzi, Giulia, che vi ricorda sempre i miei social e tutto, così ci stiamo in contatto. Comunque Spartano, non mi ricordo se eri già iscritto al canale o se ti devi iscrivere, amico mio.
Comunque sì, di pro è tanta roba, eh. Ah, l'amico di Vertex Spartano, grandissimo, grandissimo. Vertex è un figo, Spartano, eh. Tanta roba. C'avevo un amico che non eri in live tu prima, sei arrivato adesso. C'era un amico che Corallo, che è un amico di Facebook, che lui va forte, e quando è entrato Vertex stasera gli ho detto: oh, grazie Spartano, grande, grande raga, un altro bel follower. Comunità, salutiamo il nostro amico Spartano, che avevamo già comunque salutato, eh. Diego e tutti gli altri, salutate il nostro amico Spartano. E allora Vertex ha visto il Corallo che ha fatto un bel tempo e pam, non, cioè Spartano, ero lì e non vedevo più scrivere Vertex, ok? E allora ho detto, è andato là a fare il record, e fin quando poi ha scritto ho detto vai a vedere adesso, gli ha picchiato dentro un 2 secondi meno. Grande, grande, grande. Comunque DD Pro è tanta roba, eh. Com'è avendolo in mano il DD Pro, amico mio? Quant'è che hai fatto? 6,32? Mio Dio, ragazzi. Ah, ok, ok, ci sta. No, ma sono tutti belli, ragazzi, eh. Sono tutti belli. Poi ti dico la verità, il mio Logitech G923 qua, che gli sto facendo le carezze, perché se mi lascia a piedi sono nella cacca. È anche robusto, è bello robusto, perché ci ho giocato i figli di mio figlio, mia moglie ogni tanto gli dà delle saraccate pazzesche, cioè quindi tanta roba, eh. Ah, dici? No! Sì, il bronzo! Ah, il DT è, il DD è sprecato per GT7. Però per assetto corsa? Come ti trovi con assetto corsa col DD Pro? E magari Formula 1 2022? È Direct Drive Lori. È Direct Drive Lori. Ah, è una domanda, Diego. Direct Drive? Allora, Vertex, amico mio. No, Apex. Su ACC è ottimo. Ah, assetto corsa competizione è ottimo. Cioè, quindi mi dici che comprarlo per giocare la maggior parte su Gran Turismo è sprecato? Cioè, non ti migliora un po', non... Anche proprio il tenerlo in mano, come sono fatti i materiali, come è fatto il motore, i pedali, non è meglio anche giocando a GT7? Però io gioco anche a assetto corsa e gioco anche a Formula 1 2021 e Formula 1 2022. Tra l'altro la 21 mi sa che la devo cancellare. Non lo so, comunque ragazzi, sul canale Vertex e Spartano voglio portare anche un gioco che si chiama Constructor Simulator. Siamo già in 3 che lo comprano, ci sono io, l'amico Sharder e l'amico Kevin, e andiamo a costruire le cose, quindi andremo in giro con gli scavatori e con tutte ste robe. Come stai, amico mio? Spartano, hai poche sensazioni sul GT7? Ah, ok, ok, no, vendilo. Gianmarco ha detto no, vendilo. L'hai detto a me, già. Aspetta. Quando vai sul cordoli? Sì, pochissimo. Ah, ok. Ma che cosa devo vendere, Gianmarco? Dica, cosa devo vendere? Che cosa devo vendere? F1-21. Ah, sì, se ce l'avevo disco lo vendevo, amico mio. No, ce l'avevo... Quello lì purtroppo ce l'ho... Allora, i Formula 1 li ho sempre comprati a disco e li ho sempre venduti, tranne il 2021 e il 2022 che li ho presi in digitale. Esatto, sì, Diego l'ha preso a disco, ho visto la cosa. No, invece li ho presi digitali. Adesso io, ragazzi, prenderò Skull and Bone, che è quel gioco lì dei pirati. Sì, tanto una volta che c'hai quello nuovo, cosa lo tenete a fare, ragazzi? Cioè, vi fate una ricarica o buttate su un altro gioco in preordine nelle varie
nelle varie negozi che fanno, che ti prendono l'usato, no? Vendi il divano che mi serve. No, l'ho appena comprato. Cazzo, meno divano. Non c'è neanche la seggiolina. Spartano, ho comprato due sedie. Una della Trust e l'altra della Momo Design, quelle sedie qua, e me le hanno fregate i miei figli. Sono dovuto ripiegare sul divano. Se adesso tu mi vuoi fregare il divano, cazzo corro io. Sulla sedia. A seggiola. Cioè, già è triste che devo mettere sei cuscini dietro per tenermi la schiena dritta. Ok, ragazzi, dai, ho fatto un 7 e 12. Veramente, veramente al limite. Vediamo la classifica. Vertexino ha fatto 6,30, bravo amico mio. Corallo, come ti dicevo prima. Andrea, il grandissimo Andrea, che doveva esserci, cioè, cazzo, Spartano, dai, almeno lasciami il divano per cortesia. Zubituzzo, il grande Zubituzzo TV. Quinto, Mirko, Nello, Nello, anche lui, Nello, è un po' che non lo sento, l'amico. Pippuzzo, grande Pippuzzo. E Marco Drums, 14esimo. Diciamo che non ho fatto un gran bel tempozzo. Allora, potrei rifarla un'altra volta perché ho un po' di voglia. Dopo andiamo a fare qualcos'altro. Io devo ancora platinare Gran Turismo 7, ragazzi. Mi mancano solo le fotografie e mi manca soltanto il... Ecco, iniziamo bene, ma non benissimo. Incredibile. Se cominciamo così, ragazzi, davvero abbandono, eh. Allora, ti dico che hai provato il pettine? No, non, mi hanno rubato il pettine verde, ragazzi, quindi non si può più fare per un po' il pettine verde. E poi tra l'altro era un pettine anche un po' antico, quindi non lo trovo un altro pettine verde. Lo so, Giulia, qua vengono i miei figli, fanno su un bordello. Madonna, guarda che roba! Allora, Gianmarco, ti direi di sì molto volentieri, però l'online non sta andando bene, mi fai imballare la console. A parte proprio il discorso della polvere e quindi il discorso proprio che mi si imballava per la polvere, però è già 2 volte che mi si imballa quando gioco online. Sì, bravissimo. Oggi tra l'altro c'era anche, non funzionava niente, quindi finché non mettono a posto l'online, l'Electronic Arts che funziona bene, gioco solo a Gran Turismo. Sì. Insomma, non funziona tanto bene, amico mio. Comunque quando poi dopo funziona tutto, assolutamente sì, perché c'è anche... Ah, vedi? Sei riuscito a farlo andare. Perfetto, perfetto, perfetto. Perché c'era anche Diego, stavo giocando l'altra sera con Diego e Sharder e purtroppo è successo un casino e sinceramente non voglio che mi si inchiodi la console, perché quando fa reset... C'ho anche l'hard disk da 5 tera più il tera extra che ho messo SSD e mi sta quasi 5 minuti a farmi reset. E tra l'altro c'ho anche il gruppo di continuità stabilizzatore di corrente, quindi non è che sono proprio così a cavolo di Bruxelles, a cavolini di Bruxelles, cioè sono anche abbastanza preparato per certe cose, la corrente, queste cose. Però veramente ci sono dei giochi tipo anche questo qui che mi impalla, quando vado nell'online a scaricare le livree di Sharder mi impalla il gioco. Infatti prima ho dovuto riavviare la live e quindi sai, un conto è se giochiamo cazzeggiando così uno riavvia il gioco, non gliene frega niente. Il live diventa veramente brutta, una live da vedere che uno deve riavviare il gioco o si interrompe la live, poi ne apro un'altra e non mi piace, non mi piace. Infatti sto cercando di limitare il più possibile problemi con l'online e con fare le live brutte. Ciao amici e amiche di Twitch, intanto voi entrate e leggete la Giulia che ha fame, la Giulia ha sempre fame, eh? E poi tra l'altro me lo dice a me che sono in mega dieta, che stasera ho mangiato una mozzarellina e un po' di insalata, quindi grazie Giulia, molto, molto umana lei. È un ghiacciolo, è un ghiacciolo, devo dirvi la verità. È un ghiacciolo, Giulio. Forse il ghiacciolo mi ha fregato, eh. Mi ha dato lo zucchero che mi fa diventare grasso. Tra l'altro devo anche andare in palestra, ma non ci voglio, ragazzi. Troppo caldo, troppo caldo, troppo caldo. È veramente una cosa estenuante a volte, eh. Come
come fai Vertex e Spartano e i ragazzi che vanno veloci a andare veloce su sto circuito che io non me lo ricordo? Forse perché ve lo ricordate. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito! Grandissimi. Dai che arriviamo 6 e 10, manca 5, 5 meravigliosi follower di voi. Da noi si sta benissimo, eh? Qua no. Loki! Mamma mia Loki, ma da quanti anni non ti fai vedere, amico mio? Cosa è successo? Ste ragazze che ti portano via da Marco Drums Games. Eh? Colpa delle ragazze, di la verità. Oh, Manico! Grazie amico mio del follower! Ringraziate tutti Manico, ragazzi, dai community, salutiamo Manico. Grazie, grazie, grazie amico mio. Puoi anche scrivere in chat se vuoi, o se no pure fai, stai tranquillo che ridiamo, scherziamo e passiamo le seratine insieme. Domani faccio una mega Formula 1, i 60 giri in Austria, eh? Se ti va di venire a vedere anche un gioco di Formula 1, amico mio. Brava, brava la Giulia che spamma tutto, tutti i social, tutte le varie robe. E allora, credo che loro la fanno alle 2. A che ora la fanno, ragazzi? Qualcuno di voi sa che ora fanno la gara domani la Formula 1? Sai che dobbiamo correre veloci, eh? Alle 2? Bella. No! Che culo sono riuscito. 2 o 4? Ma come 2 o 4? Vabbè, io la faccio alle 2. Alle 4 è troppo tardi. No! Ma perché lì c'è sempre quel punto, ragazzi? Ma che punto è, Vertex? Ma che punto è quello lì? Oh, non sta funzionando neanche il computer, eh? Non mi sta dando la... Eccolo qua, adesso. Che punto è quello lì, Vertex? A 4 minuti? Alle 3? Ok, alle 3... Vabbè, io lo faccio alle 2, me ne sbatto. Una domanda, ragazzi, visto che io faccio sempre le gare con chi ha fatto la pole, no? Quindi ho fatto con Leclerc quando l'ha fatta lui e con Sainz quando ha fatto la pole Sainz. Io la faccio domani usando Verstappen oppure, ragazzi, la faccio lo stesso con Leclerc e lo faccio vincere? Ho un dubbio, ho un atroce dubbio. Leclerc, Max, vedi che... Cioè, già in due avete detto due cose diverse e so ancora il dubbio. Adesso vediamo se rispondono anche gli altri. Ancora niente. Quindi, sondaggio. Sì, sondaggio ci sta. Ciao, 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 Diego, grandissimo. Leclerc, due Leclerc e un Verstappen, eh. Siamo due Leclerc e un Verstappen. Però si potrebbe fare sondaggio, hai ragione. Orca loca. Ferrari sempre Ferrari. Quindi siamo per tre, eh. Tre sul Ferrari. Quindi corriamo con Leclerc, dai, Leclerc allora. Però lo facciamo lo stesso il sondaggio. Giulia, ma tu puoi fare il sondaggio dal cellulare? Ciao, amore mio, bragali! Saluto a tutti gli amici nuovi. Ci sono anche due nuovi amici. Allora, ragazzi, Bragali TV è mia moglie, eh? E corre anche lei in Gran Turismo e anche in Formula 1, tra l'altro. Ok, allora lo faccio io adesso, Giulia. Quando finisco faccio il sondaggio. Quindi ci sono Manico, e l'amico Spartano, Giulia, non c'è oggi. Ma chi? Ah, Bragali, no, è al lago. Ah, vedi, grande Loki. E io non lo sapevo che eri in live, amico mio. Sennò passavo anch'io. Non mi vengono fuori. Postalo nel gruppo Discord, Loki. Ragazzi, quando andate in live, postatelo nel Discord di Marco Drums, non c'è problema, eh. Io l'ho fatto apposta perché ognuno di voi può chiacchierare tra di voi e creare discussioni, ma anche se streamate, postatelo pure nel mio Discord, eh. Così quando non c'è niente da fare, vedo nel Discord che postate la vostra live, vengo a vedervi, ragazzi. E quando posso, sapete che faccio pubblicità il più possibile. Chiaramente non ho ancora cifre impressionanti, però finché posso. Porca. Oh, raga, 4 minuti
c'è quella furibonda curva che fa il destra a sinistra. Ah, ok, ok, sì. Quello del gruppo corse? Ok, ricordamelo quando finisco la gara, perché sennò è già dimenticato, eh. Sai che funziona così. Certo, certo, certo. Ti devo passare su. Dopo ti passo il mio numero di cellulare. Tra l'altro posso anche, cazzarola, passarlo in Discord, tanto siamo tra di noi. Gianmarco, sei su Discord, vero? Diciamo che non è che... Come non sei su Discord, Gianmarco? Giulia, posta la Discord, per piacere. Ma come cavolo è che non sei su Discord, Gianmarco? Ma ascolta, ragazzo mio. Ma forse te lo dovevo dire. Eccolo qua, grande Giulia. Grandissima la nostra moderatrice migliore del pianeta. Grazie, 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 amica mia. Ok, vedi? Gianmarco, ti voglio iscritto a tempo zero, eh. Cioè, devi proprio immediatamente iscriverti adesso. Così poi vi passo il numero di cellulare, chi vuol far parte del team, anche se non scriviamo tantissimo, vi dico la verità, su quel gruppo lì non è che scriviamo tanto, però scriviamo più su Discord, che ci sono proprio tutti, però non c'è problema. Ma quale Formula 1, Loki? 21 o 22? Hai preso 22, Loki? Perché Scharder... mi sembra che Scharder ha dovuto cancellare come me il 2021, eh? Adesso poi te lo dirà lui. Oh, grazie! Grazie Gianmarco, grandissimo! Però più che altro, no, non era per quello, Loki, figurati, ci mancherebbe altro. Più che altro è perché non ce l'abbiamo su installato. Infatti ti ricordi che anch'io dicevo, ragazzi, lo lascio installato, così che se ci sono ancora ragazzi che non l'hanno comprato possiamo giocare insieme, no? Ma in realtà ho dovuto cancellarlo, perché non c'era spazio. E quindi anch'io posso correre solo sul 2022. Poi tra l'altro, no, io... ti ricordi che te l'avevo detto, no? L'avevo detto a tutti. No, no, ragazzi, lo lascio perché se poi così vogliamo correre, comunque ce le ho tutte e due e possiamo tranquillamente correre insieme, invece poi alla fine non c'ho più spazio e lo spazio è proprio... dovrei comprare 50 tera io. L'hard disk della NASA. Sorca loca! No, no, no! Vaffanbrodo, ma dai! Che cacchio! Vabbè, dai, diciamo che come tempo 7 e 12 e 9 è il mio top, vai là che va bene. Già è buona che sono riuscito a fare 1 million towns, pounds. Bella 1 million, qualcuno ha detto di bere? Allora, Manico, adesso mi scrivo a lui, segui. Grazie ragazzi dei follower, grandissimi. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, amici. Dai che arriviamo a 610 amici. Allora, 1 million pound, un bel milioncino ci stava dentro, ragazzi, un bel milioncino ci sta. Sapete cosa ho notato? Che io non ho fatto il Nürburgring, questo, quello della Formula 1, non l'ho proprio fatto, Ciao amici e amiche, se non siete iscritti iscrivetevi subito al canale di Marco Trans Games. Stasera voglio driftare in lobby con il furgonzeno. Comunque questa qui dietro, che è mega di luci, è la lampadina della la PlayStation. Ma che macchina è che mi ha dato che non frena? Ma che macchina è? No dai, ma perché? Ma è una Mercedes, ma non frena. Ciao Manico! Allora, di solito sì, Manico, di solito sì. Diciamo che stasera non lo so se la facciamo, però normalmente sì, Manico. Ok, perfetto, Manico. Proprio
cominciamo benissimo. Bene ma non benissimo, sta macchina non frena un cazzo. Sì, facciamo le lobby che giochiamo insieme, Manico. Uè, Phil! Mamma mia, ragazzi, Phil, amico Phil! Ok, amico mio, dai, vai tranquillissimo. Dai che ti voglio sul canale, Phil. Sì, Manico, possiamo giocare... ragazzi, ma che macchina è? Sì, possiamo giocare insieme, Manico, tranquillo. Allora, quando facciamo che tu entri in live e giochiamo online, perché adesso sono già le 10:30, Sharder non mi ha detto nulla, Loki non mi ha detto nulla, nessuno vuol fare l'online, allora vado avanti a fare le prove sul circuito così. Se no potevamo fare anche stasera, però non mi sembra che nessuno abbia voglia di giocare. Appena mi riprendo. Ok, dai. Dai, va bene, Phil, grandissimo. Sì, dai che adesso Phil vedrai che ritorna alla grande, grande Phil. Grande Phil. Tra l'altro, ragazzi, Phil anche lui è youtuber e come anche Vertex, come anche Loki, come anche Lord, tutti, siamo tutti youtuber, ragazzi. Quindi seguiamoci tutti a vicenda. Non so tu, Manico, se streami. E allora, ma perché sta macchina non frena, raga? Si deve riprendere. Stanchezza, lavoro. Mi sembra che si è sposato anche. Oh! Vabbè, 34.3. Ragazzi, ma è... Io domani faccio Formula 1 col GP di Portogallo. Bella. Io domani invece faccio Formula 1, giri pieni. Infatti, ragazzi, se volete venire alle 2 del pomeriggio, ci vediamo con Formula 1 2022. Con Leclerc e giri pieni a Red Bull Ring in Austria, come corrono loro, faccio la stessa identica gara. Porca loca, la sprint non l'ho fatta perché con la paura che avevo della PlayStation che non funzionava bene l'ho monitorata più che giocare oggi, l'ho lasciata accesa, poi controllavo se è calda o no. No, Giulio, hai fatto i botti, ma hai fatto bottare anche a me. Madonna, ma che macchina è? Ma perché, ragazzi, fa così schifiola? Ma è possibile che è ingovernabile la MG qua? Siamo un po' strani. Ingovernabile proprio. Immagino, poveretto. Raga. Se c'è anche Sharder possiamo farla. Se siamo un po', sì, se no Vertex non lo so se c'è. Poi ci sarebbe anche l'amico Manico, poi non so se c'è anche l'amico Spartano, boh. Grazie Giuli. Oretto. E l'oretto è sul letto. Oh! Guarda qua. Oh, Vertex. Sei ancora Vertex? Sto facendo la gara di Formula 1. Grande Sharder. Non so se ancora c'è dentro Vertex. Giulia, puoi vedere se è dentro Vertex ancora in live? Che volevo dargli un altro spunto di... Ok. Io provo a rifarla ancora, Provo a rifarla perché voglio... No, non c'è! Cacchiarola, Vertex! C'era un'altra gara che potevi fare. Perfetto, Giulio, grazie. Sharderino è... sul formulino. Magari torna, Se torna Vertex dimmelo che devo dirgli che c'è questa... Madonna, come l'ho fatta di schifo. Ma come ho fatto a far l'oro prima?
Vabbè, proviamo l'ultima, perché sinceramente sta macchina è particolare. Dai, frena, cazzo! Madonna! Come scivola! Poveretto, dai, povero Cristo! Ma lasciamelo tranquillo, che così guarda la live! Vabbè, niente, dai, volevo migliorarla, ma possiamo anche lasciar stare. Mi va bene un oro. Settore 2. Ma poi che pista è questa qua? Fa veramente schifo. Poi con sta macchina che è una bestia di motore, ma... Ciao amici e amiche di Twitch, incredibili! Allora ragazzi, se siete iscritti al canale, grazie. Se non siete iscritti, iscrivetevi, eh. Così arriviamo... Norburgerino GP. Sì, sì, sì. È GP. Io non l'avevo ancora fatto. Ecco, fammi sopravvivere l'amico Lord, Giulia. Smettila di fare i botti. Oh, grande Bragali. Grande Bragali, grande mio amor. Grande Loki. Che cavolo, Giulia. C'è sempre quel progetto là che me lo ogni volta che dobbiamo convincere l'amico Lord a sposarti, tu mi fai i botti, un po' difficile, eh? Un po' difficile che ti sposa, nessuno sposa una donna che fa i botti, è sempre Capodanno. Quelli si fanno dopo, appena sposati che c'hai il coso in mano. Uraga, oro. Grazie Gianmarco. Stasera è una bella seratina, eh. Sì, lo dice, però bisogna farlo dopo che firmi il contratto, non prima. Perché prima ti dice a bella. Ho migliorato ancora sul cordolo. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, eh. Il mitico canale di Marco Drums Games. Eh sì. Qui bisogna mettere i tappi. tappi na 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 ni na 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 ni na 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 na. Madonna ragazzi, tappis Uran Tapis Lan. E voi intenditori intendono, eh? Lan. Allora, sto facendo ori a tutto spiano, eh? Però volevo rimare giù un pelino, perché io lo so già che questo 38 Vertex è ancora avanti, eh? Vertex è ancora avanti, l'amico Vertex. Voglio resinare ancora un pelino. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Tutto bene ragazzi e ragazze? Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E vai di oro. Vabbè, vediamo com'è, dai.
Allora, la macchina, questa Mercedes AMG, AMG mi piace un botto, eh. Mi piace il rumore, mi piace come è fatta. Eh sì, amore mio, oggi sono perso senza di te comunque, eh. E poi i ragazzi volevano vederti correre, quindi... Ok, mi piace un botto il rumore, però vi devo dire la verità, ragazzi, da correre con questa macchina qui è tosta, eh. Vero Gianmarco? Grande. Penso che abbia detto un vero generale, ma Gianmarco ha detto vero che sta macchina è bella però è un dito in culo, vero che Carla ci manca e volevamo vederti correre, vero che io posso fare i botti stasera. Insomma, era un vero totale, Gianmarco, vero? Vero, infatti. Allora, ASPS primo, poi c'è Vertex, Amon, Zuvi, Tuzzo TV, bravissimo Zuvi. Corallo, Toretto, Mare, Monster, guardalo qui il monsterino, Nello, Salfox, Jeppy. Totale. Ragazzi, senza mia moglie mi sento perso. Non vedo gli occhi abbaglianti di mia moglie che io gli sono davanti e... Che cosa, mio amor? Sapete che io mi dimentico quello che dico, no, raga? Che cosa, mio amore? Mia Carla? Come sbifora! Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Vi regalo un bronzo, così almeno se volete vi potete iscrivere al canale, ragazzi. Ti regalavo un bronzo così, paf, un bel bronzetto. Drums è una canzone, non fraseggiarla. Allora, aspetta che devo leggere, Marco. Oh, non c'è la chat, come mai? Oh, stasera non funziona neanche il computer. No, ti diamo il benvenuto e non c'è neanche più la chat. Che bella. Io scrivo CD chat. Ok, adesso funziona. Quindi mi sono perso quello che avete scritto. Sondaggio, è vero, sondaggio. Bisognerebbe fare il sondaggio, ma l'unico che può fare il sondaggio sono io in questo momento e sto correndo. Però è vero, hai ragione che bisogna farlo. Soprattutto per vedere domani con chi corro. Ah sì. Beh, chi più chi meno, Giulia. Ce ne certi che sinceramente quando non hanno la donna fanno calcetto, fanno un sacco di roba che magari la donna gli rompe i ball e sono più felici. Io no, io non sono felice. Allora, aspettate che faccio un sondaggio. Allora, sondaggio. Nuovo sondaggio. No, io senza Carla sono perso, ragazzi. Infatti oggi vagavo come un demonio. Allora, corro. Domani. F1 con... Allora, ragazzi, non so se sto scrivendo italiano o no, Leclerc, fate finta di niente, tanto il canale mio posso scrivere come ci voglia, Sainz, tra l'altro mi sa che c'è la Z, Sainz, però non lo so, forse la S, Sainz, e poi è Verstappen, ok, 50 Miticoin, 5 minuti. Sondaggio, ragazzi. No, cos'è successo? Perché è rosso? I contenuti non rispettano le linee guida. Corro domani con... No, ragazzi, non posso farlo. Non posso farlo. Vediamo se con le abbreviazioni me lo fa fare. No.
Vediamo se è il corro. No. F1 sarà? Ok ragazzi, c'è sondaggio, non si può scrivere Formula 1 perché violo il... non si pote... Sì, l'ho fatto adesso Gianmarco, non si poteva scrivere Formula 1, assurdo. Formula 1 violo... Violo in... Incredibile, vabbè, incredibile, io ho votato, grande, grazie, grazie ragazzi, sì, ho visto... Ho visto 14-15 voti, ragazzi. Siamo in 9 in cosa? 15 voti. Mi sa che state votando a palla. Ok, direi che siamo Sainz per adesso. Sì, allora, il primo è Leclerc, il secondo è Ferrari Sainz e il terzo è. Io non sto brando. Chi è? Devo dire. Ciao amici e amiche di Twitch. Allora, domani corriamo con Leclerc, con Sainz o con il ragazzo in pole che è grandissimo Verstappen. È un po' un dilemma. Ok, sta... Le e Leclerc sarebbe, ragazzi, eh. Diciamo che li portiamo bene, dai, gli portiamo fortuna. Qui siamo invece su Gran Turismo 7, Marco Drums Games Channel, ragazzi, e siamo su il circuito di Nürburgring Formula 1 con la Mercedes AMG. E sinceramente sto facendo cacare. Allora, i cordoli non si possono prendere, raga. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. Se siete iscritti, grazie mille. Se non siete iscritti, ragazzi, iscrivetevi al canale, eh. Mi farebbe molto piacere la vostro follower e che venite a guardare le mie live, così riusciamo a divertirci insieme. Potete anche commentare e scrivere, eh. Che schifo che faccio. Come mai? Se ho fatto l'oro? No, non ho fatto l'oro. È per quello. Non ho fatto l'oro, ragazzi. Ok, non si può fare in pieno. Ciao amici e amiche, come state? Allora, secondo me vincerà il grandissimo Leclerc. Allora, da tenere in strada sta macchina, ok, 8.30, da tenere in strada sta macchina si fa una bella faticozza. Marco Drums, cordolame a tutto spiano, cordoliamo, cordoliamoci. Dai, sì, un pelino alla volta, un pelo rosichiamo, un pelino alla volta, ragazzi e ragazze e amici e follower.
25, 4, 17 millesimi. Ci siamo ragazzi, dai dai dai, forza 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 Drums. 17 millesimi. Tieni la terza curva. Ah, dici che devo tenerla un po' di più? Questa l'ho cannata, porca miseria, ero concentrato manico sulla terza curva e la seconda non l'ho fatta. Più su marcia dici? Allora, prima. Sì, amico mio. Non può sempre essere. No, qua se non freno praticamente non riesco a farla. Questa dici, né? Questa qui devo stare più. Però guarda come mi porta. Ah, in terza marcia, ok, ok. Ultima curva in terza marcia. Invece di scalare in seconda, però devo frenare un po', prima frenando un pelo ce la faccio in terza. Questa che arriva adesso, secondo te, da seconda o da terza? La faccio in terza? Tutto da terza. Allora, proviamo a farla tutta in terza, però è un po' un casino, eh. E devi girare prima, Marco. Sì, farla scorrere, non accelerare, hai ragione, Manico. Questa è un po' la cosa che ha la Mercedes, perché mi ricordo che c'era anche un'altra roba con la Mercedes che bisognava farla scorrere. È una macchina che va a farla scorruta. Ah no, ho sbagliato. Dai! Sì! Grande Manico! Bel consiglio, grazie amico mio! Allora, terza e facciamo la scorrere sta macchina della minchia, vai! Hai ragione, bravo Manico, grazie dei consigli, Grande! Grande anche te che mi hai consigliato giusto, perché a volte da dentro non riesco a vedere tanto queste cose, no? Voi mi consigliate, ragazzi, io cerco sempre di fare anche quello che vi dite voi. Grandi ragazzi! Io sono uno che, ragazzi, nella vita ascolto sempre i consigli degli altri, poi chiaramente in base alle mie cose, il mio pensiero, a quello che riesco a fare, tutte queste cose. Ma avevo bisogno di rilassarmi giocando. Certo! Ci si becca. Notte, Lord. Grande. Grazie. Ah, che bella, Holly. Tu stacchi, Giulia, stai un attimo con noi ancora. Oh, vabbè, nono. Posso anche accontentarmi, ragazzi. Possiamo farla un'altra volta sola. Una di numero, ragazzi. Non più di una, perché facciamo scorrere sta macchina. Amore mio, Holly è insieme alla Mina. Gli manchi anche tu. Aspetta, Holly era qua un minuto fa e non c'è più. È là insieme alla Mina. Ok, grazie Giulia, grazie. Facciamo scorrere sta macchina della minchia. Vabbè ragazzi, loro l'abbiamo fatto. Possiamo anche sorvolare, Sorvoliamo. Ok, dai, la prima è andata. Sì, amore mio, vai pure. Ragazzi, quando dovete staccare andate tranquillamente, noi ci vediamo domani, Quindi non state svegli per... Ok, niente, dai, lasciamo perdere perché... Saluto già tutti. Ok, grazie, amore mio, buonanotte, bragali.
TV, grazie Carla, ci vediamo domani, amore mio. Domani pome sul tardi arrivi, amore mio. Buonanotte. Ah, qua c'è il mega curvozzo da prima, eh. Oro alla prima, raga. Incredibile. Oro alla prima botta. Cioè, incredibile. Ciao amore, buonanotte Carla, buonanotte, saluto anche Leo, grande Zane Boy. Ragazzi, culo incredibile, alla prima mi è andata a 29,8 e 23, adesso la posso rifare anche 50 volte, vedrete che la sbaglio in continuazione. La chat? Ma quale chat? Incredibile. Aspetta, cosa è successo? Vediamo. Oh, Gianmarco. Hai visto Gianmarco che è arrivata la mitica Giulia? Dopo Andrea arriverà anche lui se faccio tutto oro al Nürburgring. Grazie Giulia. Oh, adesso sì che sono felice, amica mia. Oh, adesso, ok ragazzi, buonanotte, andiamo tutti a letto. Ciao raga, ciao amore mio, ciao Carla. Grazie Giulia. Giunina, na 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 na. Grande Giulia, ti ho comprato anche la macchina, la Giulia, per ringraziarti. E certo Lord, grandissimo, grandissimo. Ti farò una sera i popcorn, te li mando col FedEx. Grazie Giulia, grazie di cuore amica mia, ti voglio bene, grazie mille al mitico Lord, buoni popcorn, e grazie mille anche a Gianmarco che comunque anche lui è dentro nei premi, è grande, ti voglio bene anch'io, grazie amici. Quindi siete mancati e quando non entrate mi mancate, però quando poi entri fai ste cose, Giulia, mi passa tutto, eh? Hai visto già il sorriso sulla face, dei drift creativi in vetrina. Oh, ciao ragazzi, una bella sub stasera, tre bei nuovi amici, Manico, Spartano e Simone Passerod 5 e Gaga, anche Guga, grandi ragazzi, bellissima serata. Ok Giulia, adesso puoi staccare, ciao, buonanotte, adesso vai, grazie Giulia, grazie davvero di cuore, grazie ragazzi, dai, un passettino verso il DD Pro, un piccolo passettino per l'uomo, un grande passo per Marco Drums Games. Dai che andiamo a prenderci l'oro. Ciao Giulietta, buonanotte amica mia. Se ci sei e non ci avete niente da fare, tu e l'amico Lord, ci vediamo domani per la gara di Formula 1 che sarà una bella gara, eh. Buonanotte a tutti, ciao amica mia. Partiamo bene ma non benissimo. Ok amica mia, grazie, ciao, buonanotte. Partiamo bene ma non benissimo ragazzi, eh. Grande Gianmarco! Oh, hai visto Gianmarco? Una bella sub è arrivata, eh? Grande! Dopo passo anche il numero di cellulare su Discord, eh?
dopo devo fare il mitico Nürburgring tutto oro, così l'amico Andrea ha detto che fa 3 sub alla community. Dai. Vertex, ciao amico mio, c'è altre piste da correre, amico mio, dai, ti do altri obiettivi. Altri obiettivi, Vertex, subito da battere se vuoi, dimmi tu. Nürburgring GP, te lo dico proprio così. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al grandissimo canale di Marco Dranos Games, grandissimo. Allora, c'è il Nürburgring, questo qui, che ci sono dei record da fare, amico mio, da battere. No! Che cazzata che ho fatto, raga. Me la sono bruciata proprio. Dai, facciamo almeno bronzo. Ok, entro domani, guarda i tempi. Hai fatto qualcosa? Hai fatto qualcosa? Andiamo a vedere un attimo, aspetta. Nürburgring Drift. Certo, Loki. Allora, andiamo a vedere un attimo. Allora, questo è il Nürburgring, quello però della Formula 1, eh? E sei quinto, Vertex. Quindi domani ti voglio vedere sul podio, ok? Allora, vediamo un attimo quello che tu mi dicevi. Probabilmente hai fatto ancora un mega record su il Nürburgring, quello normale, eh? Fammi vedere. Andiamo un secondo a vedere, ragazzi. Allora, esperienza sul circuito. Madonna, questa sarà veramente tosta per me, vi dico la verità. Ce n'ho ancora 1, 2, 3, 4, 5 e il giro completo. 1, 30 e 113. Grande. Mi sembra che è quello di prima o l'hai migliorato un po', Vertex? Dai, devo fare l'oro questo, eh. Ho sbagliato proprio alla fine, che sono andato dritto come una pera cotta. Ciao amici e amiche di Twitch, Marco Drums Games, dietro c'è la lampada della Play, un po' la copro. Proviamo a vedere un attimo se riusciamo, raga. Nürburgring GP, eh? La Ferrari è una Mercedes AMG. Va fatta scorrere sta macchina, eh? Come diceva l'amico Manico. È una macchina che va fatta scorrere. Io ho messo la seconda subito senza aspettare che salisse di giri, eh. Non è proprio il massimo. E non lo so, per adesso dovremo riuscire a fare delle gare in team, cioè non abbiamo ancora fatto delle gare serie tra di noi, poi dopo ci si può sentire con altri e vedere, contattandoli su Facebook, però per adesso non abbiamo fatto ancora delle gare serie, Loki, e poi ci sono sempre dei piccoli problemini di toccarci, l'online che non funziona, c'è sempre un po', quando andremo a fare le gare con gli altri bisogna che ci sia tutto perfetto, capito amico mio?
Allora, 2-0-1, 1-59 ce la possiamo fare, eh? Sì, Loki, poi contatteremo io chi di dovere, Charter o i gruppi di Gran Turismo, piuttosto che... Però dobbiamo arrivare a avere un gare proprio, vedi, come quando entra l'amico Vertex, così, quando entra Phil, Zubituzzo, cioè che non ci tocchiamo, che vengono fatte bene con dei... Certo, assolutamente sì Gianmarco, infatti adesso sei dentro su... porca la miseria, l'ho cannata, sei dentro su Discord, noi scriviamo tutto, Gianmarco, porca la miseria, è implicito ragazzi che quando siete iscritti al gruppo noi siamo una gran famiglia. Io ho fatto il canale più che altro per questo, per trovare gente per giocare, per divertirmi, che a me piace chiacchierare, parlare così tipo macchinetta, quindi che possiamo fare delle belle serate mentre gioco, perché io gioco tanto, a prescindere sia che sono in live che non sono, e poi fare tutta la questione di diventare famoso, di fare i soldi col canale, insomma, con tutte le varie cose che vorrebbero tutti, ma sono dei sogni a occhi aperti, però insomma, dai. Le sub servono per comprare i giochi, per comprare il volante. Prossima spesa importante sarà un computer per poter fare le streaming più belle, però per adesso va bene così. È un mondo difficile quello degli streamer, eh? Anche perché c'è una concorrenza agguerrita incredibile, i giochi sono sempre quelli un po' per tutti, poi ci sono anche le piscine, bisogna competere con gente che lecca microfoni e pad, insomma è un po'... Ce la potrei fare, eh? Vorrei fare oro, vi dico la verità. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi! Buon sabato sera a tutti, eh! Finendo la gara di Formula 1, vai tranquillo Sciarderino, io intanto ho fatto un buon tempo, ma 4 decimi ancora. Loki, hai visto le mie ultime livree? Loki, ci sono le livree nuove di Sciarder, eh? Prima mi ha imballato tutto, mi ha imballato il sistema. Porca miseria ragazzi, anche questa mi deve far diventare matto. Bellissime, eh? Loki, sono fantastiche. Queste le ha fatte del team Dragon MDRT, Marco Drum Racing Team. Veramente Sharder, un capolavoro, grandissimo. Porca loca, l'ho tirata lunga. Ma sei seria, macchina? Ebbene, veramente hai fatto una curva del merda così. Scusami dai, è incredibile, cioè la prima curva lì ho fatto un disastro, ma come cazzo è sta pista? Ah, ecco perché. Ma no, non c'entra niente. Ma che senso fa fare una cavolo di... Ciao Manuel, amico mio, è un po' che non arrivavi, grandissimo, come stai?
Tra l'altro, Manuel, è successo di tutto, anche ieri sera, giovedì, la console che mi si spegneva per il calore, sembra che ho risolto, l'ho pulita bene. Quindi ragazzi, se avete la console che fa fatica a raffreddare, dategli una bella pulita, tiratela giù. Ho fatto anche un video tutorial sul mio canale come smontare le plastiche. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi, ragazze? Grandissimi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandi. Dai che arriviamo a 610 stasera. Ok, curva fatta. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti, mitici. Buon sabato sera a tutti. Stiamo andando verso la conclusione, ma... Allora, per arrivare a far quei 4 decimi in meno, ragazzi, devo, non so neanch'io che cosa devo fare. Sono solo 4 decimi, eh. Ma in un giro completo è tanta roba, 4 decimi, eh. Allora, già qua, se partiamo così, partiamo già lenti e partiamo già che non va bene. E partiamo già che non va bene, raga. Così va meglio. Siamo in Germania sul circuito della... Porca loca, che schifo di curva. Amico mio, infatti stavo dicendo, ma dove non viene più il mio amico Andrea? Sto facendo tutti gli ori al Nürburgring, amico mio Andrea! Dai, dai, quando sei più rilassato, se domani ci sei, sai che faccio la gara alle 2 del pomeriggio in Austria, Red Bull Ring, la gara completa, ti aspetto, amico mio. Grazie che sei passato a salutarci, perché sinceramente mi mancavi, eh. Era un po' di tempo che non ti facevi più vivo, Andrea. E poi tra l'altro non lo sai neanche tu che non c'eri in altre live, è successo un po' un pasticcio con la mia PlayStation che si spegneva mentre stavo giocando. No, porca loca. E... l'ho pulita e oggi sembra che funziona bene, quindi erano proprio le alte temperature perché era sporca. Grande Gianmarco, eccolo qui. Poi la Giulia stasera... Oh, dai, dai, dai. Grande, grande, grande Andrea. Grandissimo, io sto facendo le ultime gare prima di andare un po' a letto anch'io. Carla non c'è andata al lago e niente, dai, tutto bene. E ti aspetto, quando vuoi sai che io ci sono. Possiamo fare delle belle gare online, c'è anche un amico stasera nuovo che vuole fare le gare con noi. Aspetta. Comunque questo è il Nürburgring GP. Yes, sì, sì. No, l'altro... stasera no, sì, no, non vale, non vale quell'altro, amico mio, lo so, non ti frego, non ti frego. volevo, e c'è l'amico Manico che anche lui vuole giocare con noi, vabbè, l'amico Gianmarco per forza, perché ormai è amico Gianmarco, e quindi poi faremo anche delle belle garettine online. Purtroppo l'online non mi funziona tanto bene, non so se è a me o a qualcosa.
No, non lo facciamo stasera, amico mio, Vertex. Io adesso vado a letto. Non ce la faccio più, scusami, amico mio. La facciamo sicuramente o domani sera. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Andrea. Grazie che sei passato, grazie, amico mio. Scusami, Vertex, ma davvero sono veramente stanco. Ho fatto solo l'online stasera perché... scusami, l'offline. E poi tra l'altro ho fatto anche queste gare qui che sono veramente toste. Dai, cazzaro, stai dentro. Secondo me è andata ormai. Ho sbagliato, Vertex. Ho sbagliato, Gianmarco. Ciao Andrea, grandissimo. No, dai, 2 e 00 202, devo tirare giù di 4 decimi. Di 4 decimi. Madonna, ma come andate forte, ragazzi? Oh, ma che roba! 14esimo. Dai che la rifacciamo una o massimo due volte, poi raga. Mi metto in modalità drums. Ciao amici e amiche di Twitch. Prossima pista che faccio il coso, dici, Vertex? Che faccio le prove sul tracciato sul circuito? La prossima pista... Questa è il Nürburgring GP, che io non l'avevo ancora fatta. E ci sono dei bei tempozzi da battere, amico mio. E l'altra devo fare per forza il Nürburgring e Nordschleife, perché l'amico Andrea, che è appena stato qui adesso, te l'hai visto, c'è un patto che mi fa 3 sub se lo faccio tutto, se mi impegno a farlo tutto. Ma quale, di questa? Di questa, Vertex? Ok, adesso vado, tanto devo finirla. Come fai ad andare così forte, Vertex? Io sono qui a raggranellare 2 decimi alla volta, 2 decimi alla volta. Dai, frena, macchina di merda. Dai, fammi vedere. No, ho fatto riprova, lo faccio dopo. Aspetta, Vertex, finisco questa, poi vado a vedere i tempi perché sto già diventando matto. Ma dimmi un po' secondo te dove sbaglio. Aspetta che c'è una zanzara che mi sta pungendo i piedi, bastasi.
Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi amici e amiche di Gran Turismo 7, come state? Tutto bene? Buon sabato a tutti. Stiamo correndo un po' a fare i tempi al Nürburgring GP. Cacchio, 14 millesimi, ragazzi, no, Vertex, 14 millesimi, andiamo a vedere un attimo i tempi di Vertex, perché penso che stava parlando di questa pista qua, Sì, stavamo parlando di questa pista qua, mi fa morire dal ridere Vertex, grande. 1,52, ma come si fa a fare 1,52 quel francese lì? Bertani, va Bertani, quarto. Bravo, bravo, Vertex, grandissimo. 1,56, 120. 57, 7,15 ha fatto il grandissimo Zubituzzo, eh? Bella lì, grande. Vediamo io dove sono, invece sarò un po' giù, eh? 14esimo, ancora, ancora. Dai, vediamo che voglio fare l'oro, dai, che poi vado a letto. Non ce la faccio più, ragazzi. Cioè 14 millesimi non è nulla, cioè cos'è una curva invece di 112 a 107? Madonna, dai. Quella devo frenare ancora di più, mi sa. Ah, presa male. Dai, rifaccio l'ultima perché ragazzi era ho capito dove ho sbagliato, ma non voglio neanche insistere troppo perché poi continuo a sbagliare e invece magari poi domani la faccio una e arrivo primo, quindi ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Tutto bene?
ma dai, ma 100 all'ora, porca miseria. Fatemi vedere una cosa, perché ci sono un paio di curve, ragazzi, che veramente mi sta sulle scatole. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ah, e perché sarei in seconda? No, te Sharder, ciao domani amico mio. Buonanotte, buonanotte raga. In terza ci andiamo qui in terza qua. Seconda l'ho scalata anch'io. Mi sembra di andare tanto diversamente da quello che fa lui, eh. Ciao Sharderino, amico mio, notte. Sono proprio curioso di vedere la S qua, ce la prendo in prima o in seconda. Ciao ragazzi, amici di Twitch, grandissimi, come state? Lo sapevo che la prendeva in seconda, lo sapevo. Dai, famo l'ultima raga. Se va va, se non va ci vediamo domani. Grazie a tutti di essere stati con me, chi non è iscritto iscrivetevi al canale, farebbe molto piacere, e agli altri ci vediamo domani. Ci vediamo, beh se sono tanti no, ne vediamo uno, dai Loki, finito questa guardiamo il tuo replay e poi andiamo a Nana. Però no, finito questa, no, perché è così, no, devo farla giusta. Sì, Doki, tranquillo. Allora, vediamo. Ciao amici, come state? Grandissimi. Andiamo a vedere poi il replay di Loki, eh. Non ho mai fatto il Nürburgring però, perché sono 10 minuti. Ok. Cazzo gira, ma era buona, che cazzo di macchina. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Tutto bene? Buon sabato sera, facciamo gli ultimi sprazzi di Gran Turismo 7 prima di andare a letto. Io purtroppo non sono un nottambulo, quindi porca la puttana! Sono stanco ragazzi, sono stanco e faccio dritti, perché guardate 59-814 ho fatto prima, quindi il potenziale c'è, non c'è proprio il fisicamente.
Non mi sembra che sto andando tanto male rispetto alla demo. Porca loca, mi sono proprio dimenticato la curva. No, dai ragazzi, basta. Mi sono proprio scordato completamente la pista. Dai, domani lo facciamo. Comunque è sempre un bel argentino, eh. L'argentino ci sta, ci sta. Andiamo a vedere il replay dell'amico Loki e poi ci vediamo domani sera. Allora, vi faccio vedere velocemente le livree se venite a far parte del nostro team, ragazzi, che sono queste qui che ha fatto l'amico Sharder, che una è questa qui, guardate che bella. Se fate parte del nostro team, basta correre con noi, ridere, scherzare, divertirci, potrete scaricare e usare questa Dragon MDRT, che è Dragon M Marco Drums Racing Team, che è il drago e lui, il dragozzo. Guardate che bella, bellissima, 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 questa è tanta roba, questa è l'Alfa. E poi ha fatto la Subaru, sempre del team, ragazzi, bellissima. No, in realtà non credo che è del team, però non lo so se sì, Dragon MDRT, esatto, sì, è del team, bellissimo. Allora andiamo a vedere il replay del mitico Loki. Sono veramente stanco, ragazzi, sono veramente stanco. Andiamo a vedere il replayino, poi andiamo a vedere l'altro replayino del Loki e poi ci salutiamo, ci vediamo domani sera, ragazzi. Andiamo a vedere il replayino. Ah, con questa Mazda RX7 o RX5. Ah, guarda lì Loki. Mi fa ridere, ragazzi. Raga. Grande Loki, amici miei, quindi quando poi vi iscrivete al canale diventiamo una grande famiglia, chiaramente di amici. Sì, il furgoncino è top, sì. E vai, il mitico Drift Master Race di Loki. grande Vertex, guarda qua Loki. Dai, per lezioni di guida sicura e veloce, Vertex di Ori, ti facciamo anche delle lezioni di drift dal mitico Loki. Lezioni su lezioni. Loki, lezioni su lezioni. Bella lì che è arrivato alla fine, grandissimo Loki. Allora andiamo a vedere l'altro. E poi, ragazzi, come penso si noti, sto veramente morendo di sonno sul divanozzo. Però come minimo ti devo scrivere mitico, Sapete che è un po' il mio. Ah, grande, però guarda che Loki è il maestro driftatore, quindi se vuoi
ti diamo lezioni di tutto, ti diamo lezioni di tutto, amico mio. E tu ci dai lezioni, eh? L'importante è il darci lezioni a noi, non farle a te. Almeno l'importante è che le dai a Marco Drans, poi gli altri chi se ne frega. Ah, qui è con una Mazda invece un po' più recente, eh? Si vede che proprio è una Mazdina un po' più recente, eh? Io ragazzi invece a livello drift non so fare una sega, vi dico proprio la verità. Proprio poco poco poco. La Mazda Roadster. Bella, bella. Mazda ha fatto proprio delle belle macchinine. La Mazda. Io? Ah, Vertex. Ah, scusa, no, pensavo che era Vertex che l'ha detto. Sì, dai Vertex, fai un bel replay, lo faccio vedere in live poi, se ti va di farlo, è chiaro amico mio, se no non c'è problema. Only you. Sto morendo di sonno ragazzi, sto morendo di sonno. Voi come state raga? GT per me non è il gioco adatto. Sì. Per driftare dici? Belly Driftations. Ah, Car 6 ce l'ho anch'io, amico mio. Là è fico driftare. Però non sono andato online, eh. Diciamo che Car X è un gioco prettamente online, però ci sono anche... Ah sì, mi ha fatto bene a ricordarmelo perché mi sono già scordato. Allora, amici miei, io vi... Ma chi è BB Racing? Carina, però. Ah sì, no, qua non sono i miei amici, qua sono un po' tutti. Però c'è davvero delle belle livree che fa la gente. L'amico Sharder fa dei drift da volante in incubo. Eh sì, no, da volante... Da volante sì, ti dico anch'io che è un incubo. E ci sono delle belle livree, anche fatti di altri. Va bene amici miei, dai, io vi ringrazio, Vertex, Loki e tutti che siete rimasti con me fino a questo momento. Ci vediamo domani ore 14 con il Formula 1 e tanto per salutarvi e darvi la buonanotte, il mio volante fa sempre track quando... Sì. Per darvi una buona notte apriamo il biglietto e ci salutiamo, quindi grazie a tutti, grazie per le sub, grazie per gli abbonamenti, grazie per i follower e grazie per sti pochi soldi, gioco che comunque fa sempre comodo, i soldi sono sempre buoni. Ciao Marcolino, grazie, ciao Marcolino, ho letto il tuo, ciao Lochino, grazie di tutto, grazie dei tuoi replay, ricordo adesso subito di fare WhatsApp, poi spengo e me ne vado a nanna ragazzi perché sono un po' morto di sonno. L'unica cosa che avevo bisogno, volevo vedere se è uscita fuori la macchina che mi manca, ma non credo proprio perché io ce le ho tutte e me ne mancano tre, mi sembra tre, sì. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti, buonanotte. Ciao Vertex, ciao Loki, ciao a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie.